Ciao a tutti, io sono Matteo e io sono Francesca e in questo video parleremo di fotografia. Vi spiegheremo alcune tecniche di editing che utilizziamo su Lightroom. Per le nostre foto utilizziamo principalmente la Canon 5D Mark IV con l'obiettivo 24-70 mm 2.8, la seconda versione. È sicuramente l'obiettivo che utilizziamo di più perché è molto versatile. A 24 mm infatti abbiamo un buon grandangolo, non quanto a 16-18 mm ma comunque abbastanza ampio. Mentre a 70 mm otteniamo una certa profondità di campo che è quello che vogliamo soprattutto nei primi piani. Ovviamente scattiamo sempre in modalità manuale. Qui abbiamo lo shutter speed, ovvero la velocità di scatto. Con lo scatto manuale cerchiamo sempre di restare sotto un 120esimo di secondo, specialmente nelle condizioni in cui non abbiamo il treppiede. Più alto impostiamo il valore dello shutter speed, più bassa sarà l'esposizione della nostra foto. Quindi per ottenere la giusta esposizione dobbiamo giocare con i valori dello shutter speed, cioè della velocità di scatto, e dell'apertura F. Per quanto riguarda l'apertura, noi cerchiamo di lavorare sempre a valori più bassi, ad esempio ad f2.8, soprattutto negli scatti notturni. Oppure se avete lenti che arrivano fino a 1.4 o a 1.8, come questo Batis 85 mm che noi utilizziamo sulla nostra Sony Alpha 7 III, potete abbassarlo ancora di più. Però in questo caso dobbiamo stare attenti perché la profondità di campo è molto ridotta e dobbiamo stare attenti alla messa a fuoco. Di giorno invece, se vogliamo mantenere una buona profondità di campo con il nostro soggetto ben in risalto sullo sfondo, però vogliamo anche mantenere i dettagli che sono sullo sfondo, possiamo scattare a f4 o f5.6. Ora passiamo su Lightroom per farvi vedere come editiamo le nostre foto. Iniziamo aprendo Lightroom. Una volta aperto andiamo nella libreria e clicchiamo su Importa, qui in basso a sinistra. Selezioniamo il percorso della foto e la importiamo. Adesso possiamo passare alla modalità sviluppo. Per questo tutorial abbiamo scelto una foto di Francesca sul famoso Viale dei Cipressi di Bolgheri. Alcuni elementi che vogliamo far notare nella composizione dello scatto sono la simmetria e l'importanza delle linee di fuga che portano lo sguardo sul volto di Francesca. Una prima cosa che possiamo fare è scegliere un preset di base che funzioni con questa foto. Qui a sinistra abbiamo una serie di preset che ci siamo creati nel corso di questi anni. Per questa foto usiamo come preset di base uno dei nostri Tuscany preset, il numero 6. Se andate nella descrizione di questo video potete trovare il link per scaricarlo gratuitamente e provarlo sulle vostre foto. Questo preset di base dà alla foto una colorazione naturale e una luce calda. Scurisce il tono della pelle e mette in risalto l'arancione e il rosso. È una buona base, ma dobbiamo fare degli aggiustamenti. Come primo passo regoliamo l'esposizione, andando a calibrare quanto vogliamo che la foto sia luminosa. Dobbiamo tenere di conto che l'esposizione va a regolare la luminosità dell'intera foto, sia le luci che le ombre, i bianchi e i neri. Tutti questi che ho appena nominato li trovate invece singolarmente qui sotto e possiamo aggiustarli per dare alla foto l'aspetto che vogliamo. Questa è una foto che è stata scattata di giorno con gli ISO a 100. Per quelli di voi che non lo sanno, il modo migliore per farvi capire cosa sono gli ISO è definirli come una luce artificiale. Gli ISO regolano la sensibilità della nostra fotocamera alla luce. Quando cambiamo l'ISO, cambiamo questa sensibilità. Capiterà quindi di dover alzare questo valore in condizioni di scarsa luminosità. Dobbiamo tenere di conto che alzare molto l'ISO comporta un aumento del rumore, ovvero una grana visibile soprattutto nelle zone scure della foto. Procediamo abbassando le luci per recuperare i dettagli delle aree più luminose, come il cielo. Se vogliamo far risaltare maggiormente il soggetto, possiamo andare ad alzare le ombre e vediamo che questo aggiusta la luminosità specialmente sul viso. Procediamo, alziamo leggermente i bianchi e abbassiamo i neri per dare un po' di contrasto. Andando avanti ci spostiamo sulle schede colori, dove possiamo regolare ogni colore singolarmente, aggiustando per ognuno tonalità, saturazione e luminanza. La tonalità ci permette di aggiustare i colori per dare alla foto l'aspetto che vogliamo. Ad esempio, se spostiamo il cursore del giallo tutto a sinistra, vediamo che questo tenderà ad una tonalità arancione, mentre se lo spostiamo a destra sarà più verde.
Lo stesso per gli altri colori, ad esempio il blu. Se spostato tutto a sinistra è più tendente al verde, mentre se spostato tutto a destra al viola. Questo è un modo semplice per personalizzare le vostre foto e dargli i colori che preferite. La saturazione ci permette di regolare la quantità del colore e ci permette di scegliere quali colori vogliamo che siano maggiormente evidenti nella foto. Ad esempio, possiamo desaturare il giallo per renderlo meno presente ed enfatizzare il verde. La luminanza, infine, regola la luminosità per ogni colore. Ad esempio, se vogliamo abbassare la luminosità in quest'area degli alberi, possiamo ridurre il valore del giallo e del verde. Un altro piccolo aggiustamento che ci piace fare per dare un carattere orange and tea alla nostra foto è questo. Andiamo in divisione toni e regoliamo la tonalità delle luci sul celeste e impostiamo il valore della saturazione a circa 10. Le ombre le impostiamo sull'arancione e con la saturazione a 7. Vi facciamo vedere la differenza con e senza questo effetto cliccando qui. Passiamo ora alla scheda dettagli, dove possiamo regolare la nitidezza della foto e ridurre il disturbo. Vediamo in questo riquadro una parte zoomata della foto per vedere l'effetto della regolazione che stiamo facendo. Questo ci permette di dare maggiore nitidezza e far risaltare i dettagli. Spuntando queste due caselle, Lightroom corregge in automatico l'aberrazione cromatica e il profilo dell'obiettivo, cioè la distorsione della lente e la vignettatura. L'obiettivo viene identificato automaticamente dalla libreria di Lightroom. In questo caso avevamo usato il 70-200 mm f2.8, la seconda versione. Un ultimo step che possiamo fare, se vogliamo dare risalto al soggetto centrale, è aggiungere una vignettatura dai predefiniti qui al lato. Bene, vi abbiamo dato un'idea generale di come importare le foto su Lightroom e utilizzare la sezione sviluppo. Ovviamente ci sono molti altri aspetti che si possono approfondire su Lightroom. Questo è solo un primo approccio al programma. Fateci sapere cosa ne pensate, se avete domande o argomenti che possiamo trattare nei prossimi video. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e lasciate un like se vi è piaciuto il video. Grazie e a presto!